squadre hanno lottato per 90 minuti per assicurarsi la gara pienamente, purtroppo non ci siamo riusciti noi né loro, forse a questo punto non servirà a nessuno alla fine. Sì, forse Battistoni ha ragione, questo pareggio non serve né al suo Cesena né al Pisa. Ormai non c'è nulla da perdere, dopo un quarto d'ora di studio le due squadre si affrontano a viso aperto. Anziché il gioco manovrato, si scelgono i lanci lunghi per Cioci Amarillo da una parte, Padovano e Piovanelli dall'altra. A proposito, bentornato dal primo minuto, capitano, dopo un'assenza di 12 domeniche. Chissà se farai ancora in tempo ad aiutare il tuo Pisa. Ma penso di sì. Finché la matematica non ci condanna, noi cercheremo di lottare tutte le domeniche come abbiamo fatto oggi. Poi, alla fine del campionato, faremo i conti. La partita si sblocca poco dopo la mezz'ora. Succede tutto in due minuti. Il sogno dei toscani è firmato da Neri su cross di Simeone, ma è il solito Cioci, 120 secondi più tardi, a riportare il risultato in parità. Fontana e Simoni hanno occasione per mettersi in luce con buoni interventi. Poi Dolcetti fa tremare la traversa della porta di Fontana con un tiro dal limite. Sì, o la traversa più alta, no, penso il tiro più basso, già che le porte sono queste. Niente, il tiro è stato questo, non è entrato, peccato. E se il calcio è cuore, oltre che tecnica e grande capacità agonistica, il cuore nel campionato, nel Cesena e Piraccini? Ma a volte il cuore non basta, no? E ci vuole anche qualcosina in più, forse oggi abbiamo accusato un pochino il caldo, soprattutto noi, forse il Pisa ha meritato senza forse questo punto. È un peccato perché potevamo andare a 4-19 insieme al Pisa, però ecco, nonostante questo pari siamo soddisfatti ugualmente, perché sono un paio di mesi che giochiamo a ottimi livelli, speriamo di finire in questo modo qui. L'ultima occasione è per il Cesena con Cioci su assist di Amarildo, ma Simoni si esalta. È ormai il 93esimo e il risultato di parità magari accontenta di più il Pisa che aggancia il Cagliari. Ma negli spogliatoi i toscani apprendono del pareggio dei sardi a Genova. E allora affidiamo a Romeo Anconetani la riflessione finale. Lei ha visto quel pallone che ha ribattuto sotto la traversa, invece di entrare in porta è uscito. Ho visto anche un Simoni però che al 48esimo ha parato. Sì, beh, Simoni è un buon portiere. Ma anche pari ci sono per quello. Appunto, no, effettivamente, però... Vede, c'è qualche altra squadra che dal 90esimo in poi riesce sempre a far risultato, anche contro le grandissime. A chi si riferisce? No, mi riferisco per esempio il Cagliari, c'ha un carattere particolare. Riesce a rovesciare un 2-0 in casa della squadra lanciata a vincere lo scudetto e a fare 2-2 al 90esimo.